Buongiorno a tutti, cari amici fan dal vostro Nicola De Lucia. Parlo un po' zitto perché qui a casa ci sono ospiti. Allora, in questo primo video, dei numerosi come al solito dei miei, parlerò della fantastica, straordinaria partita che si è giocata ieri allo stadio Marassi di Genova. Valida il super posticipo del lunedì della giornata numero 22 di Serie A tra Sampdoria e Napoli, vinto da parte dei partenopei per 4-2. Napoli in vantaggio il primo tempo con Milik al terzo, il neo acquisto El Massa al sedicesimo. Quagliarella poi tende di raddrizzare la gara al 26esimo. Nel secondo tempo per il Napoli entreranno Demme, Mertens e Politano, e proprio Demme e Mertens daranno un approccio ancora più agonistico alla partita, e proprio con il gol di Demme all'83esimo, preceduto però dal gol di Gabbiadini sul rigore al 73esimo, e poi Andreas Mertens al 98esimo, appunto, i partenopei trovano una vittoria importantissima per far muovere la classifica. Spettatori, da come vedo qui dalla fonte, circa 20.017, segno 2 quotato abbastanza bene, 2-2-0-6. Quindi con questa vittoria il Napoli al decimo posto con 30 punti e al secondo successo di fila. La Samp invece è alla seconda sconfitta in 5 partite. Cioè questa sconfitta, poi c'è stato il pareggio, poi l'altra sconfitta, sedicesimo posto con 20 punti. Quindi ora Doriani, che saranno impegnati tra 4 giorni in casa del Torino, dodicesimo a 27 punti, fresco di esonero Walter Mazzarri, il suo successore, credo che sia Longo, 3 KO di fila per il Granata. Il Napoli invece giocherà in casa contro il Lecce, quindi proverà ad ottenere il terzo successo di fila, che potrebbe portarli a 33 punti. Bene, chiudiamo il tutto, ribadiamo: Napoli batte Sampdoria a Genova 4-2, grazie anche alle reti dei nuovi arrivati, ovvero Elmas nel primo tempo e Dem nel secondo tempo. Ci vediamo tra un po'. Ciao.